Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le notizie dal mondo della saldatura di questa settimana. Il primo articolo in prima pagina di Saldatura Flash di questa settimana è a cura dell'ingegner Rosario Russo, responsabile dell'area ricerca finanziata del nostro istituto. Si è tenuto nei giorni 27 e 28 giugno presso l'Istituto di Saldatura Svedese il quarto meeting del progetto di formazione professionale europeo rivolto al lavoro dei giovani, Access World, cui il nostro istituto è coinvolto come partner membro del consorzio. L'idea progettuale nasce dall'esigenza delle aziende di avvicinare i giovani al mondo della saldatura, dato il notevole calo di figure professionali qualificate operanti in tale ambito. Nello scenario attuale di crisi economica è molto importante richiamare l'attenzione dei giovani sulle diverse opportunità offerte dalla saldatura, già in una fase iniziale di istruzione come le scuole secondarie. Lo scopo del progetto europeo è appunto quello di informare gli studenti sulle opportunità di carriera che il mondo della saldatura può offrire in termini occupazionali, a partire dall'operatore di saldatura fino all'ingegnere di saldatura. Per conoscere ulteriori dettagli, l'ingegner Rosario Russo è disponibile a fornire ulteriori informazioni. Il secondo articolo, sempre in prima pagina, è a cura del collega Roberto Grandicelli. Evidenzia le attività di ES Service, la società del gruppo Istituto Italiano della Saldatura. ES Service è sempre più SIL, Safety Integrity Level. SIL è la sigla in cui l'acronimo fa riferimento ai criteri di valutazione e determinazione dei livelli di sicurezza strumentali che, progettati correttamente, ne garantiscono la congruente affidabilità. Tale valutazione viene effettuata attraverso opportuni algoritmi di calcolo esplicitati da norme internazionali quali la IEC 61508. Per ES Service si tratta di un ulteriore passo verso la consulenza pluridisciplinare quale strumento di leadership nel mercato. Concludiamo evidenziando l'annuncio contenuto a pagina 5, la Liguria cerca saldatori qualificati. L'agenzia Open Job Metis, nella persona del dottor Diego Fiora, responsabile della filiale di Genova, evidenzia la richiesta di personale qualificato nel settore delle costruzioni. In particolare, dal settore navale, un'azienda cerca per Genova un saldatore a filo continuo su acciaio inossidabile. Nella provincia di Savona, un'azienda che produce carpenteria pesante ricerca 5 saldatori a filo continuo. Chi fosse interessato ad una di queste possibilità può contattare direttamente il dottor Fiora. In sovraimpressione l'indirizzo email di contatto e il numero telefonico. Chiudiamo con questa notizia il nostro TG Saldatura Flash, l'ultimo prima della pausa estiva. Ringraziamo calorosamente i gentili ascoltatori che seguono il nostro notiziario. Auguriamo a voi tutti buone vacanze e vi diamo appuntamento a settembre.